Salvatore Puglisi, sindaco di Lingua Glossa. Finalmente abbiamo l'accordo con il comune di Castiglione per quanto riguarda le escursioni Etna-Nord, Piano Provenzane. Diciamo che siamo alle battute finali. C'è la volontà di entrambe le comunità, di entrambi i comuni, di entrambi i sindaci, di entrambe le amministrazioni di addivenire ad un accordo e proprio ieri, nella giornata di ieri, con il collega di Castiglione, Antonio Camarda, abbiamo definito i dettagli, intanto della nota da trasmettere al Parco dell'Etna e poi dell'accordo finalmente tra i due comuni per avviare questa attività escursionistica in maniera congiunta. Antonio Camarda, sindaco di Castiglione. Sindaco, c'è un contenzioso, c'è stato in questi anni per quanto riguarda la situazione delle escursioni a Etna Nord Piano Provenzana con il comune di Lingua Glossa. Avete trovato un accordo per la prossima stagione estiva? Sì, proprio in questi giorni stiamo lavorando in tal senso per in qualche modo usufruire dell'intera pista che da Piano Provenzano arriva ai crateri sommitali e stiamo lavorando nell'ottica di autorizzarci reciprocamente due comuni e poi ogni comune rispetto alla propria visione di territorio e rispetto alle proprie esigenze formulerà un bando per poter appunto utilizzare la pista e far passare i turisti con i mezzi adeguati per poter fare le escursioni ed arrivare fino ai crateri sommitali. Diciamo che più che c'è una visione diversa, nel senso che noi col Comune di Lingua Glossa nel 2017 siamo partiti con una visione di Etna che non era solo Etna, perché l'Etna, come sappiamo, è un attrattore importante, conosciuto in tutto il mondo, ma nel nostro comprensorio, oltre all'Etna, un attrattore importantissimo sono le Gole dell'Alcantara e quindi tutta la valle dell'Alcantara, dove appunto Castiglione, ma anche Lingua Glossa si trovano. L'idea originaria era quella di creare un sistema Etna-Alcantara che potesse far fruire appunto le gole dell'Alcantara e i crateri sommitali dell'Etna attraverso una fruizione integrata di questi beni naturali. Avevamo lanciato un'ipotesi, avevamo chiesto al mercato di trovare interlocutori, imprenditori importanti che potessero in qualche modo creare questo sistema che noi avevamo immaginato. Ci sono stati un insieme di problemi, si è fermata la macchina perché diciamo a partire dalla regione sono mancate le interlocuzioni perché avevamo dato al Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato alle Infrastrutture la delega di RUP per poter seguire questo progetto importante, però c'è stato un impasse che ha creato appunto dei fraintendimenti fra i due comuni, i quali sono rimasti fermi in attesa che in qualche modo il RUP del progetto li convocasse per poter andare avanti. Successivamente sono cambiate un po' di cose e in qualche modo il Comune di Lingua Glossa ha posto fine all'esperienza del progetto, per cui cambiano le carte, cambiano gli scenari e stiamo ripartendo da questo scenario nuovo per poter addivenire appunto ad un accordo che consenta ad ogni comune di avere il transito esclusivo della pista e di mettere in essere le azioni che si reputino opportuni per raggiungere l'obiettivo, che è quello di portare turisti sul versante Etna Nord, a partire chiaramente da Piano Provenzana ed aggiungo io, nella qualità di sindaco di Castiglione di Sicilia, chiaramente per quello che riguarda il mio comune, redigere un bando che consenta di passare da Castiglione di Sicilia e di transitare obbligatoriamente da Castiglione per poi raggiungere successivamente Piano Provenzana per poter arrivare ai crateri sommitali. Quando inizierà e come funzionerà questa attività escursionistica? Ma guardi, abbiamo secondo me ottenuto risultati importanti da questa nuova modalità di fare attività escursionistica Etna Nord, intanto chiaramente nel massimo rispetto dell'ambiente e cercando di evitare delle problematiche che il passato ci ha evidenziato. Una tra queste è la manutenzione della pista e la possibilità di fare attività escursionistiche, diciamo 365 giorni l'anno. Questo lo abbiamo messo nero su bianco con questo progetto nuovo, questo sistema autorizzatorio finalmente che rispetta i dettami della GCM e che vede separata la questione della manutenzione del tracciato con la questione dell'attività escursionistica. Quindi c'è una ditta che gestirà
la manutenzione del tracciato e quindi garantirà le condizioni di sicurezza per un lungo periodo e non solo per una stagionalità. Ci sarà un controllo degli accessi con un sistema di videosorveglianza e una barra automatica, e ci sarà, cosa più importante, su ogni mezzo un localizzatore GPS. Questo ci consentirà, ad esempio in termini di sicurezza, di sapere all'istante quanti mezzi, in che posizione si trovano e a che velocità percorrono il tracciato. Sono delle novità che abbiamo inserito in questa nuova procedura di escursioni, che sono state, devo dire, accolte bene sia dagli operatori che anche dall'ente parco, perché la sicurezza, la salvaguardia del turista e il rispetto dell'ambiente sono prioritarie in questo versante per le attività escursionistiche. Ma concretamente, perché questo versante dal 2002 sappiamo che è stato penalizzato dall'eruzione che ha distrutto gli impianti e poi da queste vicende, diciamo, un po' che forse si stenta a capire da parte dei cittadini comuni. Ecco, concretamente, comunque, quest'estate o a breve, quindi, avremo la possibilità di trovare un servizio adeguato per le escursioni ad alta quota? Io da questo punto di vista sono fiducioso, anche perché, come dicevo all'inizio dell'intervista, abbiamo trovato un po' la quadra col collega di Lingua Glossa, con le due amministrazioni, in realtà è un ragionamento più ampio, e quindi adesso, proprio in questi giorni, chiederemo all'ente parco dell'Etna di poter autorizzare preventivamente l'idea che hanno i due comuni, quindi di iniziare a poter fare le escursioni sulla pista altomontana. Dopodiché, pervenuta l'autorizzazione del parco dell'Etna, il comune di Castiglione redigerà il proprio bando. Il comune di Lingua Glossa credo abbia già fatto un bando precedentemente, e quindi sono, diciamo, fiducioso e credo che entro l'estate partiranno le escursioni, che per almeno 6 anni vedranno in qualche modo questo versante, daranno tempo a questo versante di assestarsi sul mercato turistico, anche perché ci sono alcune cose che necessitano di tempi. Quello che io voglio sottolineare, perché lei dice bene, dottore Gaggeggi, i cittadini stentano a capire, non c'è un capriccio da parte delle due amministrazioni, cioè ci sono state delle vedute diverse e all'interno di queste vedute diverse la regione siciliana, diciamo, che doveva in qualche modo snellire le procedure, a mio avviso le ha un po' appesantite, lasciando appunto i due comuni col cerino in mano. Quindi, in sostanza, diciamo, come funzionerà il servizio? Il sindaco Camarda, che abbiamo sentito, diceva che loro naturalmente cercheranno, come dire, di gestire il flusso turistico coinvolgendo Castiglione. Voi come vi state organizzando? Sono realtà chiaramente che hanno esigenze diverse, il comune di Castiglione e il comune di Lingua Glossa. Lingua Glossa su questa attività escursionistica ha uno storico che va rispettato. Serve che a Piano Provenzana ci sia una stazione di partenza e quindi i turisti che arrivano nella località di Piano Provenzana trovano la possibilità di mettersi su una jeep e salire a quota. È chiaro che anche le comunità vanno, questi flussi turistici vanno in qualche maniera indirizzati nelle comunità a scoprire quello che di buono e di bello hanno queste comunità. Quindi, d'accordo con il comune di Castiglione rispetto al fatto della valorizzazione del borgo, noi abbiamo un'altra tipologia di attività a valle rispetto a quella di Piano Provenzana, e questa massa di turisti, che speriamo sempre più crescente negli anni, deve vedere, è chiaro, le quote sommitali, deve fruire di quello che Piano Provenzana offre, ma chiaramente anche le comunità a valle, quindi in questo caso Lingua Glossa e Castiglione, devono mostrare quello che di importante hanno. Come flusso turistico, quanto vi aspettate? Vi aspettate di tornare a numeri, diciamo, importanti dopo gli ultimi anni di crisi? Ci sono tante teorie su questo. È chiaro che oggi il problema principale è il Covid. Man mano che il Covid lascerà la possibilità ai turisti esteri di ritornare in Italia in sicurezza, ai turisti locali di viaggiare, diciamo, senza restrizioni particolari, questi numeri inizieranno ad esserci e a mettersi in moto. Il fatto che oggi si possa programmare per 6 anni o più un'attività escursionistica, secondo me, nella programmazione consentirà agli operatori di adoperarsi per fare in modo che i numeri siano sempre più crescenti.
Ecco, adesso cosa manca per partire? Bisogna fare dei bandi, quale sarà l'iter e quando diciamo, si prevede di completarlo? Certo, diciamo che noi le procedure rispetto al Comune di Castiglione le abbiamo già avviate in fase di completamento, abbiamo già selezionato la ditta di manutenzione e gli operatori che avevano partecipato al bando ed erano stati assegnatari di licenze proprio nelle settimane scorse e in questi giorni stanno firmando i contratti con noi per quello che sono le autorizzazioni di competenza del Comune di Linguarossa. Quindi una data precisa sarà il mese di maggio, una data precisa ancora questa mattina non ce l'abbiamo, però maggio è il mese dove le escursioni a Etna Nord partiranno. Quindi male che va, diciamo fine maggio dovremmo io, esserci. Io spero la metà del mese, ma è chiaro che questi giorni non sono giorni sprecati perché sono importanti proprio rispetto al fatto che i due comuni stanno siglando questo accordo e quindi proceduralmente un giorno in più in questo momento non guasta, ma è chiaro che partiamo e partiamo col piede giusto. In sintesi, farete un vostro bando? Sì, in sintesi faremo il nostro bando perché Castiglione di Sicilia ha delle peculiarità come delle peculiarità a Linguarossa e noi ci concentreremo, daremo l'utilizzazione della pista altomontana a chi chiaramente si impegna a fare investimenti su Castiglione di Sicilia, ad aprire una biglietteria a Castiglione di Sicilia e tutto un insieme di a creare un sistema, perché no, Etna Alcantara che passi da Castiglione di Sicilia, noi come comunità, come comune, attraverso diciamo l'utilizzo della concessione della pista altomontana cercheremo di rendere centrale il nostro borgo, anche perché il nostro borgo si trova fra l'Etna e l'Alcantara, due attrattori importanti dal punto di vista conosciuti in tutto il mondo e pertanto riteniamo opportuno procedere in tal senso. Un bando redatto dal Comune di Castiglione di Sicilia che terrà conto chiaramente dell'autorizzazione preventiva che il Parco dell'Etna rilascerà ai due enti con un numero di passaggi massimo che potranno essere effettuati lungo la pista altomontana.